Ciao a tutti amici di Enjoy Phone Blog, siamo alla Wearable Tech di Torino, nello stand di Iris. Allora, ci vuoi dire che cos'è questa tecnologia, in cosa consiste e dove è nata? Allora, Iris è un computer indossabile, ovvero è un dispositivo che unisce la funzionalità di uno smartwatch, di un fitness band e un controllore a distanza per quasi qualsiasi tipo di tecnologia. Perfetto. L'autonomia quanto dovrebbe essere? Perché siamo ancora in una fase di prototipo, no? Sì, questi sono prototipi e lo stiamo sviluppando proprio in questi mesi, dopo il finanziamento della nostra campagna su Indiegogo. Abbiamo potuto avviare l'idea. Quindi cosa abbiamo all'interno di questo dispositivo? Allora, all'interno c'è innanzitutto un IMU, ovvero un sensore che è capace di rilevare i nostri movimenti in 3D e tradurli o trasformarli in qualcosa di digitale. Con questi dati digitali possiamo andare a creare un full body tracking system in 3D per animazione dei videogiochi o analisi per la riabilitazione o comandi, per esempio, per far volare il drone come stiamo facendo qua, o piuttosto che scattare una foto con la GoPro. Praticamente possiamo connetterci con i nostri movimenti e controllare la tecnologia. Quindi una sorta di telecomando universale per tutti i dispositivi. E come verrebbe il collegamento? Allora, si collega tramite Bluetooth o Wi-Fi. Okay. Oggi usiamo Bluetooth, ma ci stiamo lavorando sopra su Wi-Fi. Avrà anche uno schermo? Sì, certo. Avrà. Adesso questa versione qui in questo momento non ce l'ha, però in futuro contate di mettercelo. Esatto, avrà uno schermo e una cosa innovativa che ha in più è lo schermo AirTouch, ovvero non bisogna più toccare come lo touchscreen del cellulare, ma un gesto basta per fare. Quindi anche se avremo mani sporche, bagnate, non avremo problemi nel toccare lo schermo. Esatto. E l'autonomia con questo schermo quindi sarebbe di quanto? Allora, siamo ancora in fase anche di sviluppo di questo, ma probabilmente intorno ai 4 giorni. Ok, e se dovessimo convincere in una frase i nostri lettori a comprarlo, cosa ci diresti? Perché con Iris riesce a fare tutto in un unico dispositivo e potrebbe essere un assistente quotidiano per tutto. Per tutto. In più, per chi piace metterci le mani sopra e piace personalizzare proprio i device, Iris è ottimale, perché abbiamo un Iris Studio su cui uno può andare a creare le app personalizzate. Ma quindi siete open source o? Sì, abbiamo creato un SDK a posto, un Iris Studio, dove uno può andare a comprare una TV con un certo gesto, riesci a crearti la tua applicazione. Infine il prezzo, o meglio diciamo costoso, sì. Economico? Economica per quello che offre, perché siccome è vero, ormai ci sono tanti smartwatch, tanti fitness trackers, però sono limitati sia nella precisione. Qui invece abbiamo un vero e proprio computer sul nostro polso. Esatto. Grazie mille. Grazie. Da Enjoy Phone Blog, Andrea Provino, è tutto.